Scene one, Apple, take one. Amici di Lights Review, ora è il turno di Flector LED, una lampada da scrivania della Pan International con il codice TAV 455. Ve la presentiamo, eccola qua. Primo subito appunto che possiamo fare a sta lampada, non abbiamo intuito subito fin dall'inizio la relazione fra il nome Flector e la struttura, che come vedete sembra abbastanza rigida e geometrica, però sicuramente è una delle lampade più semplici e pratiche per quanto riguarda l'impiego nelle zone di lavoro con tecnologia LED che abbiamo fino a qui recensito. Cominciamo a entrare nel dettaglio delle caratteristiche tecniche di questo oggetto, che abbiamo detto ad un cablaggio a LED, che è composto da 8 microchip posizionati qua sul fondo del suo diffusore, da 1 watt, quindi per un assorbimento complessivo da 8 watt. Come potete intuire, grazie a questo grano di sicurezza che si trova sul lato, il diffusore principale scorre su tutta la struttura per variarne l'altezza e quindi ovviamente il piano di diffusione. Questo piccolo cavo spiraloide serve appunto per permettervi lo scorrimento e la chicca del prodotto è il suo dispositivo di accensione, che è posizionato sulla base, che vi permette non solo l'accensione con il semplice on off, ve lo faccio vedere, ma anche addirittura la liberazione. Ruotando in senso orario e antiorario il dispositivo, voi vedete un piccolo cursore LED che vi permette di capire quanto state dimerando la potenza dell'oggetto. Fin qui tutto meraviglioso. Cominciamo però a parlare anche di quello che ci piace e non ci piace di questo oggetto. Ci piace la robustezza, perché è una lampada molto compatta e molto facile da gestire. A volte può capitare di incontrare invece lampade da scrivania dove la regolazione del braccio, l'allungamento, la distribuzione del flusso luminoso è un po' complesso, soprattutto considerando che poi nel tempo si tratta comunque di sistemi di ancoraggio che vanno sistemati e registrati. Ci piace il discorso del dimeraggio, quindi la possibilità di avere una lampada gestibile anche per quanto riguarda il flusso luminoso. Non ci piace per niente i due corpi uniti che corrispondono alla base e al sistema di dimerazione, perché sembrano sinceramente due elementi di due oggetti diversi, accostati probabilmente per unire due tecnologie differenti. Avremmo preferito un unico corpo base che avrebbe sicuramente ammorbidito l'estetica e il design della lampada. È presentato questo oggetto esclusivamente in colore antracite e anche per questo avremmo preferito riuscire a trovare anche un'altra verniciatura, che dire per esempio un alluminio, l'avremmo visto un completamento della gamma. Per quanto riguarda invece i suoi pregi, è una lampada molto efficiente dal punto di vista della luminosità, un 4000 Kelvin, che è sicuramente la temperatura ideale per una zona da scrivania. Il resto sinceramente la colloca fra una lampada assolutamente consigliabile, sia per quanto riguarda zone ufficio, diciamo dirigenziali, che per zone operative. Per il momento è tutto, da Lights Review, Andrea Michi.